del circolo della grada, anche se non siamo al circolo della grada, perché come tutti ormai sapranno stiamo facendo dei lavori molto molto importanti di manutenzione. Comunque sia, benvenuti, siamo qui con una band che abbiamo già avuto modo di ospitare, si tratta di questi ragazzi. Mi hanno detto di tappare qua perché c'è scritto due CD, in realtà non sono due, e uno, però leggo che è pieno di tracce. Benvenuti noi Spollution, anzi a questo giro finalmente ci sono anche gli altri due membri. L'altra volta è un peccato perché praticamente sono venuti meno proprio quelli con gli occhi azzurri, e si sa quanto tirino. Ma io ho gli occhi azzurri. Non ci avevo mai fatto caso. Beh, però visto che ti sei tinto, hai continuato, hai perseverato con questa tinta nera, è più confacente alla tua nuova carriera di tatuatore, forse. Comunque noi Spollution finalmente, come hanno annunciato anche nella precedente intervista, hanno tirato fuori questo nuovo album. Caro Johnny Dirty, adesso ci dici intanto come si intitola il nuovo album. Abbiamo pensato di usare lo stesso nome della band perché i brani costruiti in questa parte di anni in cui ci abbiamo lavorato racchiudono in sé quello che è la band e quello che avevamo in progetto di arrivare, quindi ci è sembrato giusto, insomma, darci questo nome. 10 tracce, etichetta Bologna Rock City, che salutiamo, e anche perché notizia molto recente, ottima notizia per tutta la scena bolognese, d'ora in poi verranno distribuiti da Self e loro li salutiamo così ancora di più, ma non per leccare il culo, assolutamente. Dov'è che avete registrato questo disco, così la smetti di fumare? È anche arrivato in ritardo, cioè noi ad aspettare lui, capito? Il disco è stato registrato a Firenze e insieme a Ronny Aglietti, che lo salutiamo. Insomma, i Noise Pollution hanno affrontato questa trasferta indicibile, sono andati, esatto, ma che a Boston, ma che a Pechino, sono andati addirittura a Firenze a registrare questo disco. Vi siete chiusi, quel di Firenze, per quanto tempo? Tappati completamente per una settimana. Durante la quale avete messo dei video molto interessanti, che, esatto, hanno elevato l'attenzione, esatto, dei pubblici. Educativi. Molto, molto, direi. Sì, perché comunque per uscire ogni volta da delle session di 5-6 ore di registrazione, comunque, come è giusto che sia, ci divertiamo, perché siamo prima di tutto amici, facendo delle gran cazzate, direi. Cosa hai mangiato per tenerti in forma durante quella settimana? Di cosa si nutre un batterista bello e prestante come te? Le polpette della mamma di Andre. Oh! Mangiate fredde appena arrivati. E poi della gran carne. Ecco. E bevuto cosa? Bevuto niente. Niente? Niente, uno spumantino la prima sera. Sì, questo non è molto rock and roll, ma almeno vi fa onore. Indice del fatto che stiamo maturando. Beh, sì, fa piacere. Ma perché sennò non saremmo arrivati a fine settimana. Esatto. Era proprio... Mi sembra assolutamente giusto. Bene, poi dopo che avete ultimato le registrazioni, prima siete venuti a scassare la minchia alla grada, vi facciamo rivedere la copertina. Che bello. E dopodiché avete fatto un video al quale purtroppo non ho potuto partecipare, però hanno richiamato un po' l'attenzione di tutti i gradiani e non solo. E chi ci parla di questa esperienza del video? Tu, parlo tu, io. Altro ragazzo con gli occhi chiari, vai. Ok. Praticamente il video, c'è stato un lungo dibattito su che argomento sarebbe stato questo video, e alla fine siamo giunti a una conclusione che ha messo d'accordo tutti quanti, che era farlo in questa macelleria che gentilmente, sì, un macello, non una macelleria, che gentilmente ci è stata concessa. Praticamente abbiamo deciso di girare questo video chiamando tanta gente, tanti amici che sono gentilmente venuti, anche se il posto era veramente in buco di culo. Buco di culo non lo tagliare, per cortesia, non tagliare. Abbiamo avuto tante comparse, tanta gente che ci ha aiutato, che ringraziamo tutti quanti, veramente di cuore. E alla fine è uscito, speriamo, un buon prodotto, qualcosa che spacchi i culi. Qual è il titolo della canzone che siete andati a dire? Kill Your Fate. Kill Your Fate, di cosa parla Kill Your Fate? Il classico argomento della società di oggi che fa veramente cagare. E quindi è un po' un modo per dire: ascoltate un po' di rock and roll, che magari le cose vanno meglio. Un modo molto positivo di affrontare, sì, la propria vita mediante la musica, esatto, rock and roll. Sicuramente scaricherò illegalmente il vostro video. Ah, assolutamente. Dovete presentare questo disco e lo presenterete, tra l'altro, cioè in un'occasione che io definirei importante a dir poco. Parliamo del Bononia e Johnny Dio, ti aiutami, per cortesia. Ah, nel senso, la serata è stata divisa in due parti, sabato 17 settembre al Bononia e domenica 18 al Sottotetto, che è il festival vero e proprio.
Al Bologna abbiamo deciso di farlo un pre-festival perché comunque sembrava giusto sia coinvolgere le persone che un po' sono state partecipi del nostro video, che ci hanno aiutato insomma a realizzare questo grande progetto che per noi è molto importante e in cui abbiamo veramente speso gli anni dai 15 a adesso. Fagli vedere il video che appunto verrà presentato quella sera lì in anteprima assoluta al Bologna e poi verrà fatto vedere l'11 settembre per il memorial delle due torri che si chiama Bologna Lost New York, che è all'Estragon, e verrà trasmesso anche lì in anteprima e poi invece dalla sera in cui verrà trasmesso alla Grada, che lì è la presentazione ufficiale, sarà online proprio il videoclip. La cosa che mi ha sconvolto di più intanto nel leggere il comunicato stampa di Bologna Lost New York è che suoneranno i Degradati, quella band di cazzoni che si è formata alla Grada e che per questo si chiamano Degradati. Complimenti ragazzi, vedo che fate carriera. Non bastavano le coppie che si sono conosciute alla Grada, che adesso si sposano e quando non figliano addirittura, adesso abbiamo anche delle rockstar. Bene. Tornando un attimino al discorso Bononia, io vorrei approfittare di questa occasione per ringraziare i ragazzi del Bononia di via Sacco e Vanzetti a Bologna, i quali hanno ospitato tutte le serate estive del Circolo della Grada. Difatti, cosa che ancora non era stata detta, si tratta proprio di una serata del Circolo della Grada che trasloca lì, lo dico anche per chi, per i fan di Noise Pollution che vengono da fuori. Insomma, siamo in via Sacco e Vanzetti numero 10, i ragazzi presenteranno il disco, ci aspettiamo un bel casino. Ci aspettiamo, sappiamo già che ci sarà un bel casino. Pertanto, non perdetevelo e soprattutto non fate l'errore di venire in via della Grada, che sono metteremo comunque un manifesto anche in via della Grada, metteremo così se arrivate lì non è molto lontano. Metteremo il Gaio, che tanto è sempre in ritardo, lo mettiamo lì a dare indicazioni. Vabbè. Ecco, venendo invece al futuro di questa band, dopo ogni pubblicazione vengono sempre delle date. Adesso abbiamo parlato di quelle immediate, non è che ci aspettiamo che ci facciate un elenco, in quanto sappiamo quanto la band sia stata impegnata ultimamente, però sappiamo che qualcosina bolle in pentola. Sì. Aspetta, fai parlare lui, altrimenti c'è venuto qua per l'anima del... Vai. Fai parlare lui. Va bene, ci abbiamo provato. Dai. No, beh, diciamo che il 18 è la data di partenza per noi, la data di partenza per questo progetto, e abbiamo fatto in modo di organizzare un festival accessibile a tutti, a un prezzo basso, e soprattutto, cosa importante, ai primi 50 che acquisteranno il biglietto regaleremo l'album, perché comunque a livello promozionale ci è sembrato, abbiamo voluto insomma fare un regalo alle persone che ci seguono, agli amici e a chi viene. Ci sarà il Metal Monster, che ancora deve essere annunciato, ma vabbè, lo diciamo in anteprima. Poi saremo headliner al Kindergarten e poi sicuramente verranno altre cose, sicuramente ripasseremo dalla Grada Unplugged a altri concerti nel bolognese, e di lì abbiamo in ballo tra virgolette qualcosa di grande all'estero, ma ancora non diciamo nulla. Tocchiamo ferro, però ecco, fa piacere che questa band insomma bolognese, possiamo definirvi bolognese, sotto un'etichetta che si chiama Bologna Rock City, sia lì per affrontare delle date all'estero, non come dei cazzoni che vanno a bussare nei vari locali, ma con delle agenzie, insomma, come veramente si fa. Bene, bravi ragazzi. Dove vuoi arrivare tu come musicista? Qual è il tuo sogno? Io? Io l'obiettivo è sempre quello di, diciamo, riuscire ad arrivare a fine mese facendo questa cosa. D'altronde, quindi... facendo il musicista non è che si può pretendere. Sarebbe coronare un sogno proprio, però... ci si prova, ecco. Diciamo che il sogno l'abbiamo già coronato facendo quest'album insieme. Esatto. Sia a livello d'amicizia, sia a livello di un progetto comunque va avanti da tanto, e quindi siamo arrivati a oggi proprio contenti. Rispetto a prima, e non parlo solamente della tinteggiatura dei tuoi capelli, che comunque non smetterò mai sono belli, sono proprio belli. No, però anche la copertina del disco ha smaltito quel che di glam anni 80 che c'era prima, è un po' più, adesso non voglio dire darcheggiante, però è più scuro. All'inizio abbiamo pensato in fucsia. Il leopardato. Il leopardato. Il colore e il modo in cui è stata impostata racchiude di più il genere che suoniamo, tra virgolette, che non è molto lontano da quello, ma racchiude anche altre cose come le metal o
insomma, l'hard rock più street che si distanziano di più dal Dynamic. Questo lo attribuite diciamo, al fatto che semplicemente in questo momento i vostri sentimenti erano di questo colore, per cui anche il disco è venuto così, o è magari più confacente a una qualche vostra maturazione artistica, per cui siete diventati più heavy e avete accettato più contaminazioni, siete riusciti? Sicuramente c'è stata una maturazione da parte nostra, e in più c'è stato l'arrivo del Gaio che ha dato una parte, tre quarti d'ora di ritardo però è arrivato, è arrivato. Che ha dato una buona pacca diversa a tutto ciò che facevamo prima, e in più sì, cioè siamo, si spera, maturati tutti quanti noi, anche perché se non fossimo maturati non saremmo riusciti a fare un CD, penso. Certo. Tutti insieme, più che altro. Se posso dire, la cosa fondamentale che è venuta fuori dalla settimana in cui siamo stati a registrare è che, mentre magari prima parlando potessero esserci interessi diversi o percepire interessi diversi, in quella settimana tutti avevano un solo obiettivo, che era far uscire sto cazzo di CD, ed è uscito, si spera, al meglio, di sicuro al meglio di quello che noi potevamo fare, quindi speriamo che piaccia. Ma se non vi piace possiamo fare di meglio comunque. Io più che altro sono preoccupato per le vostre fans, perché ho notato che da un po' di tempo a questa parte alcuni di voi si sono fidanzati, cosa che alle groupies non piace, ve lo dico subito. Per cui non lo so, adesso alcune delle vostre donne, che tra l'altro sono qui presenti, non inquadrarle, si arrabbieranno, però insomma, occhio, qui o mollate le vostre ragazze oppure alzate il tiro musicalmente, delle due l'una, ok? Ma dai, stiamo provando a fare il tiro. Alzare molti. Molto, molto diplomatico da parte tua. E No Evolution, che tra l'altro si muovono parecchio anche sotto il profilo della comunicazione. Ho saputo che avete un sito. Sì, il sito è appena nato, è ancora in costruzione, però siamo già online, diciamo, dai prossimi mesi potrete iniziare a vedere le cose. Quindi è www.noisepollutionofficial.com. Ci saranno nuove foto, live, insomma tutto quello che racchiude la band e le prossime cose che verranno fatte in futuro. Ci sono anche altre band che vi accompagneranno, sì, in questa avventura. Il 18 sarà un festival che abbiamo organizzato principalmente mesi fa, insomma, però siamo riusciti ad arrivare a coinvolgere anche qualche band comunque emergente qui a Bologna, che sono i Jack First Knife, che sono la band di apertura. Poi ci saranno Overdrive e Simple Lies, e poi ci saranno due band comunque fuori Bologna, perché comunque c'è stato uno scambio date o cose passate, quindi abbiamo il piacere di ospitare qui a Bologna, che sono i Super Horror Fuck e i Deadly Tide, con uno special guest svedese che sono i Sister, che molti sicuramente conosceranno, che abbiamo il piacere comunque di avere con noi quella serata lì. Mi sembra veramente una bella figata. Ragazzi, è stato come sempre un piacere avervi qua, e ci rivedremo il 17 al Bologna, il 18 al Sottoletto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, siamo i Noise Pollution. Non perdetevi il nostro album, non scaricatelo e soprattutto seguiteci. Try to confess when it feels to be. This isn't the world and your mind scares me. Why I feel I won't believe. It's running my veins, but you're through to my brain. Ciao, siamo in Noise Pollution. Vai, ragazzi. Cazzo.